Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Emmeie e oggi vi porto una nuovissima deck profile di un mazzo che ho giocato davvero tanto, forse il mio mazzo più forte al momento. Dopo Tana dell'Oscurità quello resta sempre il primo indiscusso. Il mazzo in questione, come avete letto dal titolo, è il Salaman Great, o Salamagna in italiano, e si tratta di un mazzo che ha fatto davvero la storia del gioco. Adesso non è più competitivo come un tempo, ma si può ancora giocare, e ultimamente ho giocato un torneo con questo mazzo vincendo 2 partite su 3, quindi lo ritengo ancora un buon competitor all'interno della scena attuale del meta. Unico appunto che vi faccio è che se vedete il minutaggio di questo video un po' lungo rispetto al solito è perché voglio spiegare nel dettaglio gli effetti delle carte, questo perché so che trovate tantissime liste di questo tipo online. Quindi per questo tipo di profile voglio scendere più nel dettaglio per darvi modo di giocare il mazzo nel modo più competitivo possibile e anche proponendovi diverse modifiche che potete fare al mazzo in modo da personalizzarlo il più possibile scegliendo le carte che vi piacciono di più. Se comunque non volete vedere tutto quanto il video ma volete saltare dei pezzi, ritrovate comunque la lista per la prima volta anche in descrizione con tutti i nomi delle carte in italiano, quindi non vi preoccupate. Detto questo, cominciamo subito con il video. Buona visione! Allora, eccoci qua con la lista vera e propria. Abbiamo 40 carte di main, 15 carte di side, 15 carte di extra. Ovviamente il side è montato per questo meta qui. Ricordatevi comunque una cosa importante: quando andate a modificare il side dovete andare probabilmente anche a modificare il main e forse anche l'extra deck, perché la strategia del side si deve sposare bene con quello che è il vostro main deck. Detto questo, possiamo cominciare subito con il main deck. Allora, per cominciare gioco l'uno per di Gazzella. Come ho detto all'inizio, mi soffermerò un po' sugli effetti. Gazzella, il mostro principale del vostro mazzo, che vi permette di dare consistenza alle vostre giocate, perché grazie al suo effetto, quando viene evocata sul terreno, potete mandare una carta Salamagna dal deck al cimitero. In particolare andrete a mandarvi un mostro per estendere, magari se volete fare OTK in quel turno, o una trappola, che dopo andremo a vedere, se volete invece stabilire una board e continuare a giocare il late game. Questo mazzo può sia giocare in modo più control, quindi cercando di far finire le risorse all'avversario, sia invece passare direttamente a una brutale OTK. L'altro effetto di Gazzella è che si può evocare specialmente sul terreno se semplicemente viene mandato un mostro Salamagna al cimitero. E questo con le evocazioni Link è molto molto semplice. Andiamo avanti, gioco il 2 per di Salamagna Volpina. Quando viene evocata normalmente potete rivelare le prime 3 carte del vostro deck e se fra queste c'è una carta Salamagna potete aggiungerla alla vostra mano. Inoltre, se si trova al cimitero potete scartare una carta Salamagna dalla mano, evocarla e in più distruggere una carta magia e trappola scoperta sul terreno. Questo effetto per esempio gioca intorno ai Floodgate, come può essere Skill Drain, perché è un effetto che parte e risolve direttamente da cimitero. Andando avanti gioco il 2 per di Salamagna Rotante o Spinny, che potete banalmente evocare special dal vostro cimitero solo controllando un mostro Salamagna sul terreno diverso da lui, ma viene bandito quando lascia il terreno. Questo non succede se per esempio lo utilizzate come materiale Xyz per evocare un mostro Xyz, perché quando diventa un materiale Xyz non viene più considerato come questa carta lascia il terreno. È una meccanica di gioco che è importante sapere per giocare in modo ottimale questo mazzo. In più potete anche scartarlo dalla mano per buffare di 500 d'attacco un mostro sul terreno. Continuando gioco il 2 per di Salamagna Jack Jaguaro, è un altro mostro che si ricicla da cimitero, vi serve anche per recuperare le risorse che voi avete al cimitero, infatti si evoca rimischiando un mostro che avete al cimitero nel deck, e questo vale anche per i mostri dell'extra deck, in una zona puntata da un mostro Link Salamagna. In più infligge danno perforante in difesa. Poi gioco l'1 per di Falco, che quando viene mandato al cimitero vi permette di riposizionare una carta magia o trappola Salamagna. In più potete far tornare
un mostro salamagna dal terreno in mano. Questo però, attenzione, non vale con i mostri dell'extra perché non vengono fatti tornare in mano, quindi il suo effetto non si risolve. E lui, se fate tornare un altro mostro in mano, si evoca specialmente sul terreno. Un piccolo dettaglio è che non potete attivare entrambi gli effetti nello stesso turno, ma solo uno o due effetti per turno. Poi gioco l'1 per di Salamagna d'Alpa. Questa non la gioca nessuno, praticamente la gioco solo io. Questa carta ha due effetti. Se avete evocato Link in questo turno potete evocare la special in una zona a cui punto mostro Link. In più dal cimitero potete bandirla, rimischiare 5 carte Salamagna nel mazzo e pescare due carte. Ma potete attivare questo effetto solo se non controllate nessun mostro, attenzione. Poi una delle normal più forti del mazzo, che Salamagna non ce l'ha nel nome ma ce l'ha nel sangue, come dice un mio caro amico, e se lascia il terreno potete scartare un mostro sabberso e pescare due carte. Una cosa che vi farò vedere molto importante è che con questo effetto voi potete chain bloccare l'effetto di l'Incepira, Link 1 o il contrario, quindi potete chain bloccare il suo effetto tramite l'effetto di l'Incepira. Quando andiamo a vedere l'extra deck vi spiegherò meglio che cosa significa questo. Andando avanti, gioco due copie di Parallelo Exceed e una copia per cercarlo di Saltatore Formafango, che se viene linkato vi permette di aggiungere un mostro sabberso di livello 5 o superiore direttamente dal deck alla mano. E, in più potete utilizzare il suo effetto per rivelare un mostro Link nell'extra deck e farlo diventare un materiale Link con lo stesso nome, tipo attributo del mostro rivelato. Questo vi può tornare utile in alcune circostanze. L'effetto di Parallelo Exceed invece è che se viene evocato un mostro Link potete evocarlo specialmente sul terreno nella zona puntata da quel mostro. In più potete evocare una copia di se stesso dal mazzo, ma quando viene evocato specialmente si dimezza sia l'attacco che il livello. In questo però ci torna molto utile perché potete utilizzarlo per evocare un Oxyz di rango 4 che giochiamo nell'extra e dopo andremo a vedere. Passiamo all'entrap, gioco il 3 per di Ash Blossom, che è una carta diciamo giocatissima e non vado qui a spiegarla, ma dico solo che in questo deck è ancora più forte perché potete riaggiungerla alla vostra mano con l'effetto del Link 2 e dopo andremo a vedere come. E poi gioco il 3 per di una carta che si sta giocando adesso in questo meta, che è Orco Fantasma e Coniglio della Neve. Qui arriva la prima, diciamo, il primo consiglio di sostituzione. Vi lascerò a schermo ogni volta che parlerò di una carta da sostituire. In questo caso vi consiglierei o Nibiru oppure Veiler, che sono entrambe carte fortissime, ovviamente da giocare a seconda del meta. Io questa la gioco in questo particolare meta perché se utilizzate il suo effetto di spaccare una carta sul terreno, su una magia continua per esempio, quell'effetto non risolverà, perché le magie continue hanno bisogno di rimanere sul terreno per risolvere il loro effetto, così come le magie terreno e le trappole continue. Mentre per quanto riguarda i mostri, può tornare utile in qualche circostanza particolare, però diciamo che è un entrap molto debole. In alternativa potete pensare di sostituirla anche con Lancea, che troviamo però direttamente nel side. Allora, passiamo invece alle magie. Gioco l'1 per di Santuario Salamagna. Il suo effetto principale ci permette di utilizzare un mostro Link Salamagna come l'intero materiale per un'evocazione Link di un mostro Link con lo stesso nome. E in più ha un effetto in battle. Durante il calcolo dei danni, se un mostro combatte, potete pagare 1000 life points, scegliere come bersaglio un mostro Link che controllate, fate diventare a 0 il suo attacco e guadagnate life points pari al suo attacco originale. Andando avanti, gioco il 2 per di volontà della Salamagna, Will. E allora, questa carta vi permette di evocare specialmente dalla mano o dal cimitero un mostro Salamagna, è continua quindi potete usarla ogni turno. In più, un secondo effetto, se controllate un mostro Link Salamagna che è stato evocato Link utilizzando un mostro con lo stesso nome, e questa è una cosa in comune a diverse carte Salamagna, potete mandarla al cimitero per evocare dal cimitero in difesa dei mostri Salamagna fino alla classificazione Link del mostro che avete scelto come bersaglio. Poi gioco il 2 per di Circolo Salamagna, un primo effetto che cerca carta Salamagna da mazzo, il secondo effetto sempre se controllate un mostro come detto prima, rende immune un mostro Link agli effetti dei mostri in questo turno. Questa può tornarvi utile per esempio per giocare intorno a Nibiru che fa malissimo al mazzo perché voi volete avere quel mostro Link sul terreno a fine turno. Se ve la tenete in mano pensando che l'avversario abbia Nibiru, l'avversario vi tira Nibiru, voi tirate questa in risposta. Il mostro Link vi rimane sul terreno.
Ah, un'altra piccola chicca per gli intenditori è che potete giocarla in Draw Face per evitare di beccarvi troll. Poi gioco il 3x di Silent Mining, un'altra carta che dà consistenza al mazzo. Scartate una carta al cimitero, aggiungete un mostro Cyberso di livello 4 inferiore dal deck alla mano. E poi la Fiera degli 1x, Pot of Desires, 1x1 e richiamato dalla tomba. Sono in tutte e tre carte generiche, quindi non vado a spiegarle, danno consistenza al mazzo e proteggono le vostre giocate nel caso di Call by the Grave. Infine, per le magie, gioco Calice Proibito. È una carta che preferisco a Veiler per diversi motivi, però preferisco giocarla solo in 2x per evitare di trovarne troppe, che risulterebbero inutili. Anche perché, passando alle trappole, giochiamo il 3x di impermanenza infinita, per fortuna ristampata nello Structure Cyber Drago e quindi potete trovarla diciamo a un prezzo accessibile adesso. Per finire con le trappole gioco il 2x di Ruggito Salamagna e il 2x di Rabbia Salamagna, che sono le due trappole di archetipo e sostanzialmente fanno una nega tutto, effetti di mostri, magie e trappole. In più potete riposizionarla sul terreno quando evocate un mostro Link Salamagna nel modo detto prima con quindi utilizzando un materiale Link con lo stesso nome, però verrà bandita una volta utilizzata. L'effetto di rabbia vi permette invece di distruggere una carta sul terreno, mandando un mostro Salamagna dalla mano o terreno al cimitero, oppure, molto più forte, se controllate un mostro Link, sempre come detto prima, quindi evocato utilizzando un mostro Link Salamagna con lo stesso nome, potete bersagliare quel mostro, quindi attenzione, non andate a bersagliare le carte dell'avversario, e distruggere un numero di carte dell'avversario pari alla classificazione Link di quel mostro. Detto questo, volevo dirvi che oltre a bufferlo come normal, molto forte è anche Debug Cinella perché vi permette di concludere un OTK utilizzando solo lei. Io se ce l'avessi probabilmente la giocherei in 1x, ma preferisco comunque bufferlo come normal rispetto a Debug Cinella, quindi non la aggiungerei in più copie. Oltre a questo, ci tengo a dirvi solamente che se volete modificare un po' il raddo del mazzo, le carte che vi consiglio di togliere sono l'1x di Rabbia Salamagna e forse anche l'1x di Ruggito, ma tra le due, se dovete toglierne una, togliete lei, perché la più forte è Ruggito. Poi le entrap ovviamente sono sostituibili a seconda del meta, a seconda di come vi trovate meglio, quindi anche Calice Proibito. Pot of Desires a me piace ancora in questo mazzo perché comunque vi fa prendere vantaggio anche se purtroppo adesso è limitata e non vi distrugge la strategia del mazzo perché voi all'inizio del turno subito andate a togliere le carte, andate a cercarvi le carte dal mazzo che non volete bannare, cioè la terreno e gazzella. Quindi questa carta quasi mai vi andrà a togliere delle risorse fondamentali per il mazzo e quasi sempre invece vi darà un vantaggio di carte in mano. Uno per uno la gioco solamente perché evoca specialmente Formus Keeper e Talpa, quindi se non le andate a giocare dovete togliere assolutamente questa carta. Call by the Grave vi consiglio di tenerla in ogni caso, Synod pure, anche Circolo. Volontà potete ridurla invece a una copia. Se volete aggiungere questo sempre altre carte, oppure anche quando per esempio andate a fare il side e non sapete che cosa togliere. Come ho detto prima, questa entrap è sostituibilissima, mentre Ashe vi consiglio di tenerla sempre in ogni caso. Parallelo io vi consiglio strettamente di tenerlo a 2 e non a 3, perché a 3 se ne vedete due copie veramente briccate male. Già a due copie a volte rischia di briccare, quindi io comunque vi consiglio di giocarlo perché la trovo una giocata fortissima. Talpa potete tranquillamente cambiarla se volete togliere una copia di Jaguaro. Se volete dare più consistenza alle giocate, io se ce l'avessi probabilmente le aggiungerei un'altra copia di Salamagna Rotante e un'altra copia di Volpina che con il ritorno di Gazzella nell'extra deck sono molto forti. Detto questo, possiamo passare all'extra deck. Comincio con il 2x di Salamagna Lincepira invece del 3x. Innanzitutto vado a spiegare l'effetto. Se l'evocate Link potete aggiungervi la terreno che vi fa partire le giocate. In più dal cimitero ha un effetto che non si attiva perché ha la clausola instead nel testo, quindi l'avversario non potrà annullarvelo.
cioè quello di bandirsi per proteggere dalla distruzione le carte salamagna sul vostro terreno. Anche più copie delle carte, quindi se per esempio l'avversario attiva buco nero e voi avete tre mostri salamagna, basta bandire una sola copia dell'incepira per proteggerle tutte. Perché gioco in due per questa carta? Se ce l'avessi, innanzitutto in questa build probabilmente la giocherei in tre per, comincio col dire questo, però io mi sono trovato sempre molto molto bene a giocare solo due copie, perché se voi state attenti con le risorse del mazzo, quasi mai vi servirà la terza copia dell'incepira. Fateci caso, giocate tante partite, provate il mazzo e vedete come vi trovate meglio. Andando avanti, gioco il 3 per di Lupo Lucio Solare, che non era stato incluso nello structure, maledetto. Infatti io per molto tempo non l'ho giocato con questa carta, il mazzo. Si fa con due mostri di effetto fuoco, attenzione, due mostri effetto fuoco. E se viene evocato specialmente normalmente un mostro in una zona a cui punta, potete aggiungervi un mostro fuoco dal cimitero, ecco perché potete riaggiungere Ash. In più, se avete utilizzato lui per evocare se stesso, quindi come materiale Link, potete attivare il suo secondo effetto che vi permette di riaggiungere una carta magia o trappola salamagna dal cimitero alla mano. Allora, andando avanti, gioco il 2 per di Salamagna Leocaldo, un'altra carta molto sostituibile perché non viene giocata quasi mai. Quando la evocate Link potete rimischiare una carta nella zona magie e trappole dell'avversario. In più, se viene evocata con lo stesso nome, con un materiale con lo stesso nome, potete abbassare l'attacco di un mostro fino al valore d'attacco di un mostro che avete al cimitero e voi giocate mostri con attacco molto basso, quindi quasi sempre lo ridurrete a 0 o a 500 di lincepira e ci passerete tranquillamente sopra. Andiamo adesso all'OTK con disturbatore di aggiornamenti, trascodificatore trasmittente e quello che dovrebbe essere accescodificatore trasmittente che vi metto qui a schermo. Però in questo caso io gioco Avramax. Comunque è un mostro che può dar fastidio all'avversario, è difficile da togliere perché non può essere scelto come bersaglio dagli effetti delle carte. L'avversario può attaccare solamente lui in battaglia. In più, se viene attaccato, o comunque se combatte, può guadagnare l'attacco del mostro dell'avversario evocato specialmente. Inoltre, se viene anche mandato al cimitero, potete rimischiare una carta sul terreno nel mazzo. Quindi è un valido sostituto, ma Accescod è veramente una carta sbroccata. Quindi vi consiglio assolutamente di recuperarla o farvela anche prestare se volete giocare un torneo con questo mazzo. Adesso vi vado a spiegare come funziona l'OTK. Prima di tutto voi dovete evocare il disturbatore di aggiornamenti utilizzando due mostri se berso di livello 2 o superiore. Attenzione, non potete utilizzare per esempio Talpa o Formud Skipper nei mostri Link per evocarlo. Necessita di mostri con un livello, questa è una cosa molto importante. Questa carta ha diversi effetti. Una volta per battaglia, durante il calcolo dei danni se un mostro se berso combatte, effetto rapido, potete annullare tutti gli effetti delle carte sul terreno fino alla fine del damage step. Il calcolo dei danni di questa battaglia utilizza l'attacco e la difesa originali di ogni mostro. Inoltre, se un mostro dell'avversario viene distrutto in battaglia e mandato al cimitero, infliggete 1000 danni all'avversario. Questo è l'effetto, per quanto possa sembrare assurdo, meno importante. L'effetto più importante è che quando viene utilizzato come materiale Link, potete far attaccare due volte il mostro che viene evocato Link per l'appunto con lui come materiale. Quindi, per esempio, avete lui e l'incepira, lo utilizzate per evocare trascodificatore trasmittente, e qui vado a spiegare anche i suoi effetti. Lui vi permette di rievocare un mostro se berso Link 3 o inferiore dal cimitero, quindi andate ovviamente a rievocare disturbatore di aggiornamenti. In più i mostri co-linkati guadagnano 500 d'attacco, sempre per il suo effetto. Se quindi attivate l'effetto di disturbatore di aggiornamenti, trascodificatore trasmittente potrà attaccare due volte. E a board vuota, avendo 2800 d'attacco, sarebbero 2800 più 2500 più altri 2800 danni, e sarebbero quindi un totale di 8100 life points che sono più che sufficienti per concludere la partita. Questo però attenzione solo se l'avversario non ha mostri in campo. Se invece andate ad evocare quello che dovrebbe essere Accescod,
Acce Squad ha l'effetto che innanzitutto si buffa d'attacco pari alla classificazione link di un mostro che utilizzate per evocarlo per 1000, quindi di 3000 d'attacco. Avendo 2300 di base diventa un 5300 e se potete attaccare due volte con l'effetto di disturbatore di aggiornamenti, allora saranno 10600 danni, molto più che sufficienti per vincere la partita. In più l'effetto principale di Acce Squad è che potete distruggere carte dell'avversario e l'avversario non può rispondere agli effetti di Acce Squad semplicemente bandendo un mostro link con un certo tipo di attributo, ma poi per distruggerne un'altra dovete bandire un mostro con un attributo diverso. In questo caso voi avrete sempre un mostro vento, un mostro terra e un mostro fuoco al cimitero e quindi sicuramente potrete andare a distruggere almeno tre mostri dell'avversario o comunque tre carte dell'avversario senza che l'avversario possa rispondere. Attenzione però a tutti quanti, comunque si può rispondere ad Acce Squad non sull'attivazione dell'effetto ma alla fine dell'effetto, quindi sulla risoluzione. Per esempio, se viene evocato Acce Squad e voi avete impermanence e l'avversario ha impermanence, l'avversario dopo che voi avete attivato l'effetto di Acce Squad potrà tirarvi impermanence su Acce Squad. Anche questa è una cosa che molti sanno, però preferisco specificarla perché magari c'è chi prende in mano questo mazzo per la prima volta o comunque chi si trova a giocare contro questo mazzo per la prima volta e vuole qualche informazione in più. Ok, per concludere gioco l'uno per di Linguribbo, l'uno per di Fenice, l'uno per di Unicorno. Anche qui ci sono delle sostituzioni che potete fare. Potete per esempio giocare al posto di Linguribbo uno Splash Mage che dà più consistenza alle vostre giocate per fare OTK. A me piace lui perché blocca le trappole, però come vi ho detto potete tranquillamente sostituirlo. L'effetto di Fenice invece è fortissimo, vi consiglio assolutamente di tenerla in questo mazzo, soprattutto perché è un mostro fuoco e quasi sempre potrà attivare il suo effetto essendo collinkata, quindi scarterete uno e pascherete uno. Anche Unicorno sostituibile con per esempio Cerbero, con cui io mi sono trovato benissimo, soprattutto perché Cerbero gli avversari di solito non se l'aspettano e in più quasi sempre, essendo collinkato, potrete pescare una carta. Per finire gioco l'uno per di Stallo Miraggio, l'ultima carta di archetipo. Praticamente ci ha salvato questo mazzo il suo ritorno dalla banlist, perché dà una consistenza incredibile alle vostre giocate. Semplicemente staccando un materiale voi potete evocare specialmente dal mazzo un mostro salamagna. Attenzione, il mostro va evocato in difesa. Inoltre per il resto del turno voi non potrete attivare effetti di mostri eccetto mostri fuoco. Questa però non è una clausola retroattiva, quindi prima di utilizzare il suo effetto potete attivare tutti gli effetti che volete, ma dopo averlo utilizzato solo quelli dei mostri fuoco. Un'altra restrizione importante da ricordare, che non vi ho citato prima, è quella di trascodificatore trasmittente. Infatti la sua è ancora più restringente perché è retroattiva. Nel turno in cui utilizzate l'effetto per rebornare un mostro seberso link 3 o inferiore dal cimitero, attenzione, non potete evocare specialmente altri mostri eccetto mostri seberso durante quel turno. Quindi per esempio voi direte quali sono i mostri che non sono seberso, l'abbiamo visto prima, Fenice non è seberso ma è demone, per esempio, così come Unicorno. Secondo effetto di Stallo Miraggio, comunque molto importante, quando viene utilizzato come materiale link per l'evocazione di un mostro salamagna, potete far tornare un mostro sul terreno. Per finire, gioco l'uno per di Bagusca, il tapiro terribilmente stanco, numero 41. Si fa con due mostri livello 4, se lo evocate in difesa, agisce da Floodgate, tutti i mostri vengono messi in difesa e i loro effetti vengono annullati. Lo preferisco da Beast Dweller perché è più generico, però Abyss Dweller comunque, che come al solito sta qui a schermo, è un'ottima sostituzione per questa carta. Ok, ho parlato del main, ho parlato dell'extra, per finire vado con il side, gioco un side di pacchetti di 5 carte, quindi per andare secondo il 3 per di Lancea più l'1 per di Pancratopo e l'1 per di Controllamente, e questo non lo andrò a spiegare, dirò solamente che quando voi andate a sideare, vi ho già parlato delle carte che potete tranquillamente togliere, però dovete avere molto bene e chiaro in mente ciò che volete fare. In questo caso Lancea andrete a giocare contro mazzi che bandiscono da cimitero, Pancratops e Controllamente sono carte con Xegon più generiche, ma le andate a giocare quando siete sicuri che l'avversario vi fa andare secondi e mai in altri casi.
Poi gioco per giocare contro magie e trappole, il 3 per di ciclone cosmico, l'1 per di spolverino dell'arpia e l'1 per di red reboot. Anche questi non vado a spiegarli, non mi ci soffermo troppo. E per finire il pacchetto Going First, gioco il 3 per di tributo torrenziale, tra l'altro questa copia è messa malissimo, e il 2 per di colpo solenne. Niente, anche questi sono effetti molto generici. State sempre attenti agli effetti che tolgono life points quando siete al tempo, comunque, come nel caso di Colpo Solenne, ma comunque è una carta fortissima, quindi soprattutto in questo mazzo la gioco, la preferisco a molte altre carte. Uniche sostituzioni che mi vengono in mente per il pacchetto Going First: se non volete giocare tributo torrenziale, potete pensare di giocare o Shared Ride, viaggio condiviso, oppure Terreno dell'altra dimensione. Sono entrambe carte fortissime e soprattutto il vantaggio rispetto a tributo torrenziale è che se l'avversario vi tira una carta che vi va a distruggere le carte che avete settate sul terreno, potete tranquillamente attivare Shared Ride o Terreno dell'altra dimensione, mentre tributo torrenziale finirà al cimitero e l'avversario vi farà parecchio parecchio male. Quindi diciamo che questa carta comunque comporta uno svantaggio. Detto questo, per il video di oggi è tutto, ragazzi. Io vi ringrazio, vi ricordo come sempre, se il video vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici o comunque di farmi sapere qui sotto con un commento che cosa ne pensate. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!